I Tarantini sembrano aver compreso il pericolo e in quello che sarebbe stato il sabato della Movida hanno dato prova di grande disciplina. Anche se il coprifuoco parte alle 22, già dalle 18:30 le strade e le piazze di Taranto erano deserte anche per i negozi chiusi. Soddisfatto il sindaco Rinaldo Melucci che ha fatto un sopralluogo per le strade della città, dopo le dure parole di un paio di giorni fa in cui aveva manifestato forte preoccupazione per l'aumento dei contagi e aveva chiesto a tutti, con tono sferzante, di restare a casa, ora il primo cittadino rivolge un messaggio di incoraggiamento alla cittadinanza. Bisogna continuare così, con pazienza e disciplina. 18:30, piazzale Bestat. Bravi Tarantini, forza che ce la dobbiamo fare. 18:30, tutto a posto alla Bestat. Piazza Bettolo, 18:40, anche qui non c'è nessuno, ci sono solo questi splendidi ragazzi della Protezione Civile, a cui va il nostro grazie per quello che stanno facendo. Non c'è nessuno, sabato sera, quasi lockdown, va bene così, forza. Sono quasi le 19, tutto regolare anche su Via d'Aquino, Piazza Maria Immacolata, Piazza Garibaldi, tutti a casa se non per servizi strettamente necessari. Va bene così, dobbiamo provare a frenare questa curva. Lo so che ce la stiamo mettendo tutta, tutti quanti, non potevamo fare diversamente. Stringiamo i denti adesso e magari proviamo a salvare qualcosa di questo Natale. Forza!